Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! Yeah. Scherzi telefonici! Siamo già qua pronte con il cellulare alla mano per spendere 20 euro di scheda telefonica. Ci dobbiamo divertire! Mamma paria! Abbiamo fatto il video per lo speciale 300.000 iscritti. Così scherzi che vi chiamavamo ed ha avuto un successo spaventoso, mi è piaciuto tantissimo. Vi ho detto no, lo dobbiamo rifare, vero? Siamo divertiti un sacco. Ci avete mandato tutti i vostri numeri di telefono sulla nostra mail, che casomai ve la lascio in sovraimpressione, carità dolce speciale @tiscali.it. Così magari se ci volete mandare i vostri numeri di telefono per il prossimo video scherzi telefonici, appena ce ne mandate un bel po', facciamo di nuovo. Lasciateci tanti like se vi piacciono questi video. Piacciono questi. Così appena raggiungiamo 15.000 like faremo subito un nuovo video scherzi telefonici. Ma adesso iniziamo subito. Rita, scherzi cattivistici. Pronto? Rita? Chi parla? Senti, io ho trovato il tuo numero sul cellulare del mio fidanzato, ma posso sapere come mai gli ha dato il tuo numero di telefono? Attaccate Rita, te lo voglio bene! Te lo voglio bene! Ci abbiamo di nuovo Rita! Rita, ma cosa combini? Rita, ma cosa combini? Fare telefonare al mio fidanzato! Lascia spento, sei messo troppo cattivo, hai fatto questo scherzo. Facciamo un attimo sempre stesso scherzo, fai una voce più dolce, smetti paura gente. Loredana, hai chiamato il mio fidanzato, vediamo Loredana cosa ha da dire in sua discolpa. Loredana. Pronto? Loredana? Ciao, senti, ho trovato questo numero sul cellulare del mio fidanzato, ma posso sapere perché gli hai dato il tuo numero? Cosa? Questo numero sul cellulare del mio fidanzato, ma posso sapere chi sei? Perché gli hai dato il tuo numero? Scusa, ma tu chi sei una volta? Io sono la fidanzata di Pasquale. Pasquale, scusami. Quello che tu hai dato il tuo numero. Ma non credo proprio, guarda, perché ti chiama. Sì, lui ti ha chiamato. Due chiamate hai risposto, ma chi sei? Dei messaggi ho letto, dei messaggi che arrivano da questo numero. Senti, io so pure dove abiti. Ora ti incazzano tutto quanto. Madonna mia, ma a caso tutti quanti fanno ma io ragazzi scherzo, non va bene, non ci lasciate i numeri se dopo ci attaccate il telefono, tutti nascondono una doppia vita. Non mi ha fatto pure un altro scherzo, dai. Dora? Sì? Senti, ho trovato questo numero sul cellulare del mio fidanzato con nome Dora. Ma posso sapere perché ci hai dato il tuo numero? Ma guardi, sto sbagliando. Sì, il mio fidanzato ha il tuo numero di telefono. Sì. Ho letto anche dei messaggi con il tuo nome, Dora. Ti amo, mi manchi. Stanotte è stato bellissimo. Ma chi sei? Sul cellulare del mio fidanzato, dovresti anche riconoscermi. Ci conosciamo anche. Ci conosciamo? Sì. E tu mi hai tradito così? Hai mandato dei messaggi al mio fidanzato. Mi manchi. E cosa hai fatto con lui che ti mancava? Adesso ti ho riconosciuto. Mi hai riconosciuto e mi hai tradito così. Pensavo che eravamo amiche. No, non è vero, ma ti sì, sono io. No, non ci credo. Ti ho fatto uno scherzo un po' cattivello. Due persone prima di te mi hanno attaccato il telefono. Sei la prima che l'ha presa abbastanza bene. No, ti ho preso abbastanza bene. Vabbè, un accento napoletano. Adesso forse è un parente perché il mio ragazzo ha una famiglia napoletana. Wow, magari... che coincidenza. Quindi ho detto magari, vedi, è di talmente.
veramente tranquilla, invece le altre secondo me avevano qualcosa da nascondere, invece tu eri tranquillissima con la coscienza pulita. Tesoro, mi fa piacere di aver parlato con te e ti ringrazio per averci lasciato il numero. Mille, di dove sei? Grazie a te che sei potente. Grazie. Di dove sei? Dimmi, vicino a Milano, vabbè, vuoi mandare un bacio a tutti, dato che sei nel video? Dico solo che tutti mi odiano perché ho una marea di prodotti da tutta casa. E sono fissata con i patini, adesso ogni volta mi dice, non so più cosa fare, cosa mettiamo sul tappeto. È una povera vittima come tutti i fidanzati, ho capito. Brava. Va bene, tesoro, ti mando un bacio grande. E grazie, ti ringrazio e scusaci insomma per questo tempo che ti abbiamo rubato, ok? Grazie, grazie, è stato un piacere. Chiamiamo Giusy, vediamo se Giusy ci risponde, dai, speriamo. Stasera ci state trattando male, ci si attacca il telefono, chi non ci risponde proprio, vediamo un po' Giusy. A Giusy che scherzo ci facciamo? A cosa sulla paraffina? E vai, ah. A Giusy piace la paraffina, secondo me, eh? Vai, vai tu, vai. Pronto? Salve! Giusy? Giusy? Sì, sono Giusy, chi è? Ciao, senti, io sono la testimonial della paraffina. Vorrei farle provare dal vivo un set di paraffina per la pelle. No, grazie, ma non utilizzo questi prodotti. Ma come? Sono prodotti che fanno molto bene alla pelle. La paraffina si sa che rende la pelle liscia, morbida, senza rughe. Grazie, ma non... Come mai? Come mai? È rinomata la paraffina? Eh no, siamo una vita dolce. Ma questa camicia dolce ci ha rotto la paraffina del paniere, questa camicia. Ma come? Non posso più vendere i miei prodotti con la paraffina. Tesoro, ti abbiamo fatto uno scherzo cattivello. Non ci credo. Sei siciliana? Sì, si sente. Sì, si sente. No, è bello. A me non piace tantissimo l'accento siciliano. Mi sembrava di averti conosciute, però non sono proprio sicura, capito? No, ma è bellissimo. Non lo voglio perché sei con Carlita Dolce. Grande, grandissima, sei stata. Tra tanti numeri ho beccato proprio te, dai, mi fa proprio piacere. Ti auguro una buona serata. Grazie. Pure a te. Continuate così, mi raccomando. Grazie, un bacio grande. Veramente. Grazie, grazie di tutto cuore, veramente, un bacione, ciao tesoro. Un bacio. Ciao. Che carina, troppo bella. Siciliana, proprio bello, io adoro l'accento poi siciliano, quindi subito l'ho sentito. Daphne? Sì? Ciao, io sono quella persona che tu hai insultato su Facebook. Ho trovato il tuo numero e adesso ti sto chiamando. Hai ancora il coraggio di dire le cose? Ma basta. Ormai mi scavate subito oggi. Volevamo fare uno scherzo bellissimo. Sai che è immediato. Daphne, sei in diretta nel video. Di dove sei? Ciao ragazzi. Ciao. Io sono di Milano. Di Milano. Ho iniziato a seguirti mentre vivevo in Spagna. Grande. E mi seguo da Firenze. Wow, stai girando dappertutto. No, ho letto il tuo messaggio, la tua email bellissima che mi dicevi fregatene degli haters, io leggo a volte con me, mi volevo fingere una haters che praticamente ti telefonava, ma niente, mi hai scavato subito. Sono felicissima. Mi ha fatto piacere di aver telefonato proprio te, ti ringrazio veramente per queste bellissime parole che mi hai scritto. E approfitto per... Grazie, Carlita, sei una grande, veramente fregate. Grazie. Quattro studiate. Grande! Grande Daphne, grazie. Poi il tuo nome è veramente bellissimo, mamma mia, troppo bello. Comunque ti ringrazio tanto, ti mando un bacio grande. Vuoi fare un salutino, visto che sei in diretta nel video, a qualcuno? Io saluto tutte le sociobiopatiche come me. Grande, vai, tutte quante, che siamo una grande famiglia, ok. E soprattutto a voi che siete veramente... Grazie, grazie mille. Veramente ti mando un bacio fortissimo, forte, dai, ti rivedrai nel video, ok? Spero che ti abbia fatto piacere. Ti lascio una buona serata, tesoro. Anche a voi. Ciao, grazie, ciao, un bacio.
Ah, dagli olivi. Pronto? Salve, la chiamo dalla caserma dei carabinieri. Lei ha rubato i limoni bio dall'albero del suo vicino. Ah, sì, sicuramente. Come si è permessa? Perché erano bio. Sì, infatti quando vedo le cose bio non riesco a resistere. E adesso lei deve restituire immediatamente. Sì, infatti so pure chi mi chiama. E chi la chiama? Tutti mi avete sgamato. No, se veramente ho fatto tante telefonate stasera, ma avete sgamato tutti, incredibile. No, perché questo è stato il video che ho pubblicato, allora siamo fatte tutte punte. È vero, non mi avete imparato. Tesoro, ti sto disturbando, ti lascio una buona sera. Che sei provincia di Latina. Ah, di Latina, quindi siamo abbastanza vicine. Ti mando un bacio grande. E grazie. Grazie a te, scusami. Scusaci se ti abbiamo disturbato. No, ma che disturbo, anzi, ha fatto piacere. Pronto, stiamo facendo una petizione per mettere l'olio di palma in tutti i prodotti che vendono al supermercato, biscotti, merendini. Sì, sei d'accordo? Ciao! Mamma mia! Subito mi hai riconosciuta! Ciao! Come stai? Ciao! Ci sono anche io! Sono emozionata! Tesoro, ci sono anche io, Carlita! Ciao, come stai? Tutto bene? Ciao, Paola! Paola, ci sta anche la mia cagnolina qua! Siamo tutti qua per te! Sei contenta che ti abbiamo chiamato? No, però ci hai scavato subito, mamma mia. Tesoro, di dove sei? Catania. Ah, della Sicilia. Che bella terra la Sicilia. Tesoro, ti mandiamo un bacio grande. Vuoi fare un saluto a qualcuno? Stai nel video. Ciao a tutti, devi salutare a Roberto. Che tuo? Roberto, hai visto? L'ho chiamata. Ti mando un bacio grande. Grazie, sei un tesoro. Grazie mille. Buona serata. Grazie mille, un bacio a te. Ciao tesoro, mua. Ciao. Ciao, ti ho salutato a te. Ciao bella. Che bella questa ultima telefonata! Ragazze, noi vi mandiamo un bacio grande, anche se tante di voi non ci hanno risposto e ci hanno attaccato il telefono in faccia. Noi non ci arrendiamo, è più pazze che mai, più cattive che mai. Faremo nuovi scherzi e rispondeteci quando vi chiameremo. Rispondeteci, vi chiameremo dalla caserma dei carabinieri in diretta. Faremo fare. Ma la prossima volta, sai che faccio? Faccio fare gli scherzi, ce li faccio fare tipo a mio padre o a Max. È vero. Con la voce da maschio. Forse si mettono più paura ancora. E vi fregherò. Tanti like con questo video e ringraziamo tutte le ragazze che hanno partecipato, è stato davvero bellissimo parlare con voi, vi ringraziamo tantissimo e vi mandiamo tanti baci e tante leccatine. Ciao!